name is Daniel Vasco. I speak Italian, Spanish, and some French. La cultura italiana mi sembrava sempre divertente. I lived in Italy two separate times. One, the first time was when I was studying there in 2006 for 4 months. Then I went back for another 4 months to work and teach English. La mia prima impressione della cultura andava attorno alla cucina. Mi piaceva dall'inizio. E questa è stata la mia prima esperienza, no? Come tutti, quando si va in un ristorante per mangiare all'italiana, così via. Mi impressionava e volevo studiare questa lingua. Mi ha fatto piangere praticamente. No, ho dovuto ritornare perché in Italia, come tutti sanno, è difficile trovare lavoro. È una cosa triste della loro cultura, ma insegnavo l'inglese, però era difficile continuare a vivere. Mi manca la tranquillità della cultura. Qui negli Stati Uniti a me c'è più una cultura di business, di fare affari, che non è, questo fatto non è una cosa sbagliata, è molto importante, ma per sperimentare una cultura in cui si apprezza più, diciamo, le cose sociali. Non tutti stanno lavorando sempre. Put yourself in situations or around people that are fluent in it. Even just one event every 2 weeks can really help. Perché se io vado, per esempio, so che sembrerebbe molto stereotipico, ma quando si entra in pizzeria c'è sempre qualcuno che la parla. Ma io mi metto anche davanti al computer quasi ogni giorno, io faccio la prima colazione, guardo qualcosa in italiano, un programma televisivo, se non si usa si perde.